Più che Walking Christmas si potrebbe chiamare quest'anno Running Christmas, in quanto si sta facendo tutto di corsa per poter arrivare in tempo a inaugurare il Natale. Si sono cominciate a mettere le luci che saranno accese domani in Riva Vena, Corso del Popolo, Sagraeto, Calle San Giacomo. L'albero, come avete visto, manca ancora, ma l'azienda fornitrice ha assicurato che per l'inaugurazione sarà al suo posto con tutti i suoi 17 metri. Non è l'albero degli anni scorsi. Domani alle 10 parte comunque ufficialmente il Natale con l'inaugurazione della casa di Babbo Natale al Palazzo delle Figure in centro storico. Il pomeriggio invece alle 16 ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove si esibiranno le pattinatrici di Asiago. Passa poi la mano all'inaugurazione, il Christmas Show con coreografia di Gianluca Frezzato alle 16:30, mentre alle 17 il coro Gospel VG Experience esibirà alla loggia dei bandi con l'accensione delle luci del grande albero che al momento possiamo solamente immaginare. Tutto il corso del popolo da Santa Maria a Vigo sarà pedonalizzato dalle 8 alle 20. Pedonalizzato sarà anche il centro di Sottomarina, Piazza Italia e le vie afferenti per l'ultimo giorno dell'anno. Il Capodanno sarà al Boulevard, al momento non è ancora deciso chi sarà a fare intrattenimento ad accompagnarci al 2025. Per il momento abbiamo questo piccolo anticipo per Sottomarina, dove alcuni commercianti, sembra alcuni e non tutti, si sentono traditi per le scelte fatte dall'organizzazione e dall'amministrazione, la quale invece sostiene l'importanza di essere riusciti a unire le categorie, non solo quelle del commercio, ma anche quelle del turismo, e quindi a sviluppare nuove sinergie e nuove idee, i cui frutti si vedranno prossimamente. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.